Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre con Paschi. Ciao. Sul mitico Sur Plus. Il grandissimo, il mitico Sur Plus. Eccolo qua. Il Sula più amato di Antares, ragazzi. Eccolo qua. Che grande Sur Plus. Oggi siamo qui con un nuovo episodio. Sì. Un po' diverso dagli altri, un po' più tranquillo, un po' più calmo, anche perché dobbiamo parlare anche di qualcos'altro, quindi sarà un po' meno attivo. Sì. Allora, prima di tutto vorremmo ricordare il fatto, diciamo, della Luna che ci voleva regalare Elan. Il buono Elander, vediamo un po', perché ha raggiunto molti like, ancora non ha raggiunto quelli, che quelli dovuti, però ne ha raggiunti molti. Anche se io e anche Gulmo la pensavamo un po' diversamente, nel senso che Sur Plus non voleva aiuto esterno. Sì. Quindi magari anche se raggiungiamo i like potremmo usare quella luna per fare determinate cose, anche per testarla, per vedere un po', però non andremo, sì, proprio a fare l'avventura vera e propria, sì, con Sur Plus, sennò sarebbe troppo facile. Se facciamo, massimo una toccata e fuga con, sì, quella lì, e quindi andremo a comprare quella, sì, che ho proposto io, sì, sempre in quel video là, a 18-20 kk, esatto, sì, vediamo, la comprerei live. A meno che non proviamo a duppare questa qui, questa qua che abbiamo droppato, che non è malaccio, 17, sì, medie e quanto. Comunque Sur Plus ha venduto, Paschi, bella roba. Sì. Ha venduto i bauli, ok, argento. Come vedete ragazzi, ben 60 kk qui, Paschi. Allora abbiamo venduto due bauli d'argento, ok, argento, sì, un papiro a 5 kk, uscito dal forziere di Natale, e basta, niente di più. Beh, allora, già 18 kk, pare c'è un fusato così, da 15 sta. Livello 27 con 60 kk, ragazzi, noi all'epoca ce li sognavamo. Mamma mia, mamma mia, 60 kk per un livello 27, che sì, sono. Quindi ragazzi, vi abbiamo mostrato che si può fare, si, cioè, può fare ragazzi, i soldi si guadagnano. Adesso riusciamo a comprare una luna, anche Nabba, e come magari anche una corazza. Vi consigliamo di prendere dopo l'arma. Sì, quella più accessibile è quella del 18, la sfortuna, sì, più 9 a un 45 kk secondo si, sì, riesce a comprare. E comunque ragazzi, prima di iniziare con il video vero e proprio, volevo ricordarvi che vi lasciamo qui sopra in alto a destra il sondaggio per il prossimo sondaggio episodio di oggi, Paschi. Sì, che sarà molto importante, perché, sì, andrete a decidere cosa portare nel prossimo episodio, in cui mitico Sur Plus sarà già a livello 30. Sarà già al 30, sì. Faremo questi tre livelli off camera, perché non ha senso portarveli e farveli vedere. E quindi a livello 30 partiamo, ragazzi, e decidete voi cosa portare. Ovviamente le cose che mettiamo nel sondaggio probabilmente saranno fatte comunque tutte, però almeno sarete voi a decidere cosa vi interessa guardare per primo. Esatto, perché le faremo tutte quante. Ok, quindi sì, penso proprio di sì. Ma Gulmo, andiamo avanti sotto con, sì, Paschi, oggi che facciamo? Proprio, che facciamo? Sì, che facciamo? Dobbiamo oppare, Paschi, tutta questa bella roba che ci abbiamo qua. Corazze, sì, scudo, spada, un po' di tutto, sì, Gulmo. Andiamo un po' a migliorare il nostro equip, quello che possiamo, se, diciamo, il fabbricante vuole. Se il fabbricante vuole, ovviamente, e le notifiche vogliono, chissà. Paschi, io andrei ad iniziare subito con, sì, una corazza della sfortuna da più 6 a più 7. Diretto. Che abbiamo tutti i materiali addosso, ma sono un po' sparsi, okay. Sì, abbiamo comprato un po' di cose. C'è un po' di disordine. E nonostante qua abbiamo comprato queste cose, abbiamo ancora 60 kk, ragazzi, siamo, sì, ricchissimi. Allora, proviamo subito una sfortuna da più 6 più 7. Mm. Abbiamo solo due bili d'orso, quindi è l'unica chance. Le ultime dure, sì. Dure, sì, durissime. Vai, Gulmo. Più 7. Un'altra scorazza della sfortuna più 7. Ne abbiamo due, quindi Paschi, io proverei già loop più 8. Eh sì, l'abbiamo il materiale per più 8. Ci abbiamo migliorato. Esatto, ecco, ce l'abbiamo. Costa un bel po', eh. Va bene, Paschi, dopo aver fatto la sfortuna più 7, la proviamo a fare più 8. Direi. Ci abbiamo gli ornamenti. Quindi. Vai, andiamo. Vai, vai, mitico Sur Plus. Ma non l'ho fatta bene, questa non andrà. Se la facciamo più 9, ragazzi. Oh, più 8! Oh! Ottimo Sur Plus, già così. È ottimo, per siamo noi, posto, ragazzi. Siamo a posto, perché ci compriamo la luna la e la corazza possiamo aspettare a quella del 34 a Ying Yang. Secondo me, un bel 77 di difesa è ottimo. Ci mettiamo una bella fritta più 3 sopra. Vediamo un po', Paschi. Proviamo l'altra sfortuna. La sfortuna, un'altra più 8. Se no, la lasciamo più 8. L'altra, e non continuiamo a parlare. Le macumbe di Gulmo. Solita macumba. Più 8. Un'altra più 8, ragazzi, incredibile. Che sorpresa. Paschi, a questo punto un più 9 lo proviamo. Allora, Gulmo, io direi di conservarla un attimo, lasciamola un attimo da parte. Un po' dai. Ne abbiamo due più 8. Lo so. Vado per dopo. Proviamo un po' a fare le altre corazze che abbiamo. La burrascosa che abbiamo. La burrascosa, proviamo con la burrascosa. Che è anche l'inchino, ma non ci fate un cazzo, però. Questa è per bellezza, alla fine. Sì. Proviamo un po'. Hai Gulmo. Vabbè, ci sta. Rotta, ci sta.
Abbiamo fatto 2 più 8. Però abbiamo questa più 8 che è molto meglio dell'altra. Quindi sì, va bene così. Pasca, adesso è il turno del pentagonale. Ah, abbiamo un pentagonale più 4 e un pentagonale più 5. Ok, quindi proviamo prima il più 4. Sì. Con la pezza della quadra rotta, che ne abbiamo 2. Sì. Quindi non ci serve un cazzo. L'altro però. Niente, ragazzi. Già si andò troppo bene. Quindi proveremo. Allora, il battaglia più 6 da 39 difesa. Quindi proviamo col battaglia più 6 con le bili d'orso più. Sì, Macumba? Facciamo Macumba. Bili più 7, la Macumba è necessaria. Andiamo. Niente. Non va nemmeno la Macumba. Ci hanno dato già 2 corazzi più 8. Quindi. Ci è rimasto solo il pentagonale più 5. Direi lo lasciamo così. Di non provare a duppare perché ci servirà. Potremmo duppare Beffardo, ma ci manca una bandiera. Ne abbiamo soltanto una. Abbiamo droppato, quindi. Purtroppo non ce l'abbiamo. Mi sembra però culo che. Paschi, eccoci qua, tornati dal nostro fabbricante di armature. È così. Abbiamo preso le due bandiere, cioè la bandiera rimanente. E quindi. Proviamo il Beffardo più 5. Vai Gulmo. Che va. Adesso ci dà di difesa 33. Invece il nostro è già il meglio. Truppare scudo di scorpione che non però abbiamo. Lo mettiamo così, ce lo indossiamo anche Gulmo, direi. Ah. Vediamo cosa serve truppare questo. Basta quelli bianchi. Che abbiamo. Che ci dà la stessa difesa 33. Per il momento lo lasciamo così. Lasciamo perché così. Va bene così. Volevo tornare indietro e ci rompiamo il cazzo. Quindi lo lasciamo così, tanto l'altro elmo. Gulmo sta morendo. Guarda un insetto. Paschi, siamo giunti al grande momento. Passiamo alle cose serie, Gulmo. Sì, dobbiamo provare la una delle sfortune da più 8 a più 9. Sfortuna, non voglio dire sfortuna si chiama, ragazzi. Sfortuna. Attenzione, il mitico sul plus ce la farà? Dai, mettiamo. Com'è più 8? Vabbè, la possiamo vedere sempre dopo addosso, quindi. Per cui vederla più 8. Quando possiamo vederla? Più 9, ragazzi. No, sfortuna, Vasco. Beh, quello che è. Che bello, grande surplus. Che mitico, come forte. Mamma, quanto è mitico. Ragazzi, abbiamo evitato, abbiamo risparmiato 40k. Stiamo a posto, Gulmo. Grande surplus. Che bello, ragazzi. E ne abbiamo un'altra più 8. Ci manca un uniforme nera, Vaschi. Vabbè, ce la conserviamo. Poi sì, quando sarà, Gulmo, la proviamo a fare. Così se va più 9, una la vendiamo. Esatto, ci facciamo bei soldoni. Mamma mia, più 9. Grande surplus. Ok, ragazzi, fatta la corazza, adesso ci spostiamo. Facciamo anche una made in, vola, proviamo sì, la corazza. E ci spostiamo dopo dall'armaiolo per provare a fare la spada larga più 7, perché abbiamo la larga più 7 adesso, più 6, scusatemi. Sì, che ci dà meno attacco però della bambù. Della bambù più 7 che abbiamo fatto off camera. Cioè avevamo più 6, l'abbiamo provato a fare più 7 per romperla, sì, ma non si è rotta, però è meglio della larga. Quindi proveremo prima a fare la larga. Se va la larga. Sì. Si è visto che surplus ha droppato una cosa molto interessante. Ah, è vero, non l'abbiamo detto. No, ha droppato la renna, ragazzi. Ha droppato la renna. Quando abbiamo stato sfruttato l'evento. Perciò vi dico, sfruttate gli eventi. È stato duro perché, ragazzi, mamma mia, senza quanto. Senza quanto. E trovare la medin. Per trovare le medin era assurdo. Però il mitico surplus è mitico e ce l'ha fatta. Adesso sta a posto per tutta la vita con la calcatura. Eccola qua. E tra l'altro abbiamo anche 30 giorni il cavallo Expo, che non abbiamo fatto vedere. L'abbiamo ovviamente ritrovato. Eccolo qua, sì, il nostro sigillo, la licenza per cavalcare. Perché però non ci serve un cazzo, so perché. Perché abbiamo la renna, che dà anche esperienza quindi ottimo, ragazzi. Proprio adesso ci serve per fare il 30, sì. Quindi siamo a posto. Ci facciamo metin a manetta e facciamo subito il 30. Adesso Paschi, finiamo la metin e andiamo dall'armaio. Sì. Paschi, abbiamo finito la metin. Facciamo una bella aura della spada. No, non è la magia. Ma non è la magia, eh. Non fa niente, andiamo. Siamo già contenti. Contentissimi per il mitico surplus. Sì, grande surplus. Dai. Eccoci, Gulmo. Siamo qui con la sfortuna più 9 che brilla. Mamma mia, com'è mitico surplus. Non ci credo. Paschi, noi abbiamo 3 armi da oppare. Abbiamo anche la luna, sì. Abbiamo la luna, la larga e la spada di bambù. Però inizierei, diciamo, quasi con la luna. Se rompiamo la larga, non rompiamo la bambù. No, non rompiamo la bambù, assolutamente. Sì, io direi di iniziare la luna, secondo me piano piano, uno facciamo un po' uno, un po' l'altro. Vabbè, più uno ci va facile. Più uno ci va facile. Perché sì, non necessita però di... Però la più 5, perché come regola l'armaiolo dovrebbe assicurarci più 5, da come abbiamo visto dai up precedenti delle lune, dovrebbe andare a più 5. Anche se il surplus serve, quindi... che va più 5 è un po' difficile, però... Anche se...
più 5, ottimo. Non è male, 17 medi tra l'altro. Sì. Non è male. Non allora è ragazzi, male. Noi stiamo provando a parlare alla luna, però io vi consiglio, come già ho detto altre volte, almeno all'inizio, di sì. comprare una luna più 9 e vendere quelle che droppate. Almeno il mio consiglio, perché è meglio se avete una luna più 9, non dropparne 10 e provare a loppare fino a più 9. Perché è solamente uno spreco. È uno spreco. Cioè, le vendete e fate un po' di soldi per fare altro. Sì. Appunto per comprarvi una luna già più 9. Sì, basta venderne almeno meno di 20 per comprare sì, una luna più 9. Sì, quindi. Sì, sì. Poi fate, se volete doppare, ovviamente nessuno ve lo vieta di fare rischiare. Però una luna più 9, anche Nabba la trovate intorno ai 20 kk, 25 kk, e poi sì, la shopparete a livello 40. Con i gira che usciranno nel baule apprendista, quindi esatto. Ma andiamo avanti, Gulma. Andiamo con la larga. Andiamo con la larga. Vai con la larga. Vai belle zampa d'urso. Belle zampa d'urso. Vediamo un po' questa larga. Se darà più 7, ci permetterà di fare il 30 in grazia di Dio. Già più 7. La macumba di Gulma funziona. Più 7. Adesso è meglio della bambù. Adesso è meglio della bambù. Quindi potremmo oppare se abbiamo materiali da bambù. Ma mi pare che ce l'abbiamo. Perdere. Ne abbiamo soltanto due paschi. Ah. Bambù o larga? Gulma, io direi bambù. Bambù senza rischiare. Anche se è sprecato. Anche forse. Se sì, perché la spada, i nastri capelli più costano un po'. Costano un bel po'. Noi l'abbiamo sì. droppati, rubato uno. Sì, e l'altro, l'altro abbiamo comprato. Sì. Quindi non lo so. Che la larga, cioè, forse con la bambù sarebbe un po' sprecato. Sì, perché ha più veloce d'attacco, però la trovi dal fabbro. Cioè dal mercato. Sì, la larga è più bella, più che affascinante. Fai? Da fai. Più 7 già, però... Comunque mi dobbiamo fare il 30. Parla, Gulmo. Dobbiamo fare il 30. Cioè poi dobbiamo fare il 30 con la bambù più 7. Da un 6 veloce d'attacco in più che compensa quei 10 attacchi in meno. Secondo me. Io la rischierei. Rischierei Gulmo. E sì. rischierei, dai. La rischierei. Andiamo con la larga più 8, ragazzi. Ah, senza direi di fare la luna. La luna più 6. Questo è un bel po'. Questo è un bel po', ragazzi. Infatti, come vi dicevo, vedete, è andata a più 6. Però, vai, Gulmo. Vai, Gulmo. Allagato, no, allagato. No, bambù più 7, ragazzi, ci rimane. Vabbè. Vabbè. Dobbiamo pure la luna. Dobbiamo attendere il 30. Rompiamo la luna. Rompiamo pure la luna a sto punto, tanto abbiamo la nostra corazza più 9. Ok, luna più 7. Oddio, però più potremmo 7, quasi 8. Risparmiarci questi quasi 20 kk e tenere la più 7 la luna. Dici tu, Gulmo. Perché 17 medi è meglio della mia. Però comunque più 9 però c'è l'antimob. E più 9 l'andremo a girare poi. A shopparla. Sì, 3 bonus già. Quindi volendo proviamo. Proviamolo dai. Senza macumba. Senza paura. Più 8. Porco Gulmo, quel porco. Cazzo. E adesso? Che cazzo facciamo? Gulmo. Non lo so, Gulmo. Che fai, mo? Io dobbiamo provarla, ragazzi. La macumba. Proviamola e non ci pensiamo, dai. Tanto è una luna di merda. Se va più 9 risparmiamo di comprare una luna, ragazzi. E poi ce la andiamo a girare, a shoppare a livello 40. Sì. E stiamo a posto. Oddio, quando dovremmo mettere soltanto 2 bonus? Alla fine ce ne danno 3. Sì, 2 bonus più la sfera benedetta, che però sul plus non sarà c'ha. Difficile averla. Sì. Con sul plus. Perché ovviamente luce di luna non l'abbiamo fatta, eravamo in vacanza. Sì, quindi. Sì. Vabbè, Paschi, La diamo. Pronto, Gulmo? La diamo. Te la senti? Te la senti o non te la senti? Non te la senti. Vabbè. Non fa niente. Vabbè, ma ce l'abbiamo più 9. Abbiamo buttato un po' di soldi, però abbiamo fatto la corazza della sfortuna, sfortuna meno quella. Più 9. Mi dispiace molto più della più per la larga. Perché adesso fare il 30 così con la bambù più 7 un po' è un problemino, però vabbè, ce la farà. Però vabbè, 3 livelli alla fine non sono molto. 2 e mezzo. Va bene così, ragazzi. Ottimo. Ah, mannaggia, poteva andare però la luna era troppo più 9. Bello, Gulmo, troppo bello. Anche se più 8, forse. Vabbè, non ci pensiamo. Non ci pensiamo. Va bene così, dai. Niente, ragazzi, questo è il video di oggi. Mi raccomando, rispondete al sondaggio, è molto importante per noi. Abbiamo fatto proprio questo video, appunto, per prima di arrivare al livello 30, proprio per decidere insieme a voi cosa da farsi fare. Dopo sì. il livello 30. Abbiamo approfittato quindi per migliorare un po' l'equip di Surplus, che adesso non sta messo male. Anzi, ci manca solo comprare una luna che già abbiamo il 30 e poi uppare un po', vabbè, lo scudo quando dropperemo, magari il bracciale, scompravo il bracciale soprattutto, una colla
collana, che abbiamo già la Giada più 4 che data destrezza non è male per il suo a livello 28, quindi tra poco. E questo piano migliorerà sul stiamo plus. Abbastanza bene, il mitico sul plus è sulla strada giusta per diventare il miglior il top server del server, sì. Va bene ragazzi, per questo video possiamo dire che è tutto, mi raccomando l'iscrizione, mi piace e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao, il mitico surplus, lo dico io che è mitico.